Ciao ciao a tutte, bentornate nel mio canale. Io sono Miss Giulia e oggi l'ultimo unboxing. Sono state 3 giorni dove vi ho mostrato tutte le cosine che mi sono arrivate in questi giorni. Oggi vi mostro una nuova collaborazione con un sito che si chiama LBiz con la lettera L di Livorno. La prima volta che collaboro con questo sito mi ha contattato, mi ha offerto appunto un budget da spendermi sul loro sito e quindi ho preso tutti questi prodottini. Questi sono tutti i prodottini appunto scelti dal sito di Elbiz e quindi adesso vi illustro pian piano tutte le cosine che ho scelto. La spedizione io scelgo sempre la SLT, l'Italia Special Line, come per tutte le altre collaborazioni e mi è arrivato un pacchettone grossissimo che non c'entra nel... Cioè, non c'entra nel riquadro. Ovviamente c'è il pluriball perfettamente imballato e adesso vi illustro man mano cosa ho scelto dal sito. Il primo articolo scelto appunto dal sito di Elbit sono queste bellissime scatoline lilla. Sono esattamente 100 pezzi e le misure le ho scritte appunto qua. Sono 7,7 x 13 cm. Sono abbastanza capienti, questo è il codice. Ovviamente poi tutti i link li trovate anche giù sotto in descrizione. E vi mostro com'è la scatolina chiusa. Ne ho chiusa una in questo modo, è molto capiente e si chiude appunto in questo modo. Davvero carinissima. Me la immagino già con un nastrino, con una targhettina con scritto Handmade with Love e poi ovviamente con il mio loghetto. Sono davvero molto molto carine. Nel frattempo qui tuona, sta cambiando il tempo. Poi ho preso ovviamente anche gli stampini per la resina, questi in silicone. Ho preso questo bellissimo set, questo è il codice, sono 5 stampi all'interno. E vi mostro anche la forma, già ne ho aperto uno per facilitarmi ed è a forma appunto di fiorellino. Questi sono molto più piccoli rispetto a quello che avete visto 2 giorni fa, un giorno fa, non mi ricordo quando l'ho messo online. Comunque sono adatti per fare degli orecchini a perno a forma di fiorellino e sono presenti appunto 5 stampini. Poi un'altra tipologia di stampo è questo qui. Prima volta che prendo le croci, ne ho presi due, non è il set, ma le ho presi io singolarmente per fare appunto la coppia. Questo è il codicino e sono due tipologie di croci differenti. Aspettate che ve la mostro. Ok. Allora c'è questa tipologia di croce che mi piace davvero tanto, questa qui, vedete, è fatta davvero benissimo, e poi c'è anche questa qui che è un po' più particolare con tutte queste venature all'interno, con tutti questi dettagli. Io andrò ovviamente a testarle entrambe e poi vedremo la resa insieme, il risultato insieme. Queste sono appunto le crocette e poi ho preso tutta una serie di perline e dei cipollottini. Allora, in primis ho preso queste bellissime perline della Toco 110, questo è il codice, sono esattamente le 765 e sono le Opaque Pearl Pink, davvero un bellissimo colore, ed eccole qua, belle belle. E poi, come vi dicevo prima, ho preso tutta una serie di cipollotti in diverse dimensioni. Queste sono le 6x4, questo è il codicino ed è un bellissimo colore, davvero molto molto bello, color puffo. Da 6x4, molto lucido, il filo è abbastanza lunghetto, eccolo qua. Poi le ho prese anche di un'altra colorazione da 6x4, perché ho preso anche le 4x3, che adesso vi mostro. Le 6x4, eccole qui. Ho preso questa colorazione, questo è il codicino, e sono questo opaco, questo rosa opaco, davvero molto bello anche questo. Sempre molto luminoso e poi ho preso anche un'altra colorazione da 6x4, queste qui, questo è il codice. Questa è una sorta di crystal tendente al celestino, più su un grigetto, non so, è un po' indefinito come colore, però è spettacolare e me lo immagino per un paio di orecchini. Poi da 6x4 ho preso anche un'altra colorazione, un attimino che rimetto questo dentro.
Ho preso quest'altra bellissima colorazione, questo è il codicino, ed è questa sorta di celeste che è differente da quello che vi mostravo prima. Questo è un po' più chiaro, questo è un po' più acceso, questo è più tendente al tipo al verde Tiffany e questo più al puffo, al blu puffo. Davvero carinissime anche queste. I cipollottini non possono mai mancare. E poi adesso vi mostro quelli da 4x3. Questo è il codicino. Ho preso questo crystal, questo trasparente rosa, bello anche questo. Poi ho preso questo bianco, questo è il codicino, sempre da 4x3. Anche questo molto molto carino. E poi ho preso anche questo verde, questo è il codicino. E questo è quello verde. Molto molto bello anche questo. Infine, oltre... Aspettate che lo rimetto il mio interno. Infine, oltre a tutti questi cipollotti, ho preso anche queste decorazioni per unghie. Questo è il codicino e sono esattamente 4,5 mm. Sono davvero carinissime queste decorazioni. Me le immagino all'interno della resina. Guardate che carino. Me le immagino proprio utilizzato con questo stampino qui della croce, questo qua. Al limite posto proprio nel centrale della croce per fare appunto il punto luce in questo modo, me lo immagino. Ovviamente adesso è un po' stortino, me lo immagino proprio in questo modo, realizzare un paio di orecchini con questo stampo e mettere questo punto luce centrale. Queste decorazioni per unghie ce n'erano davvero tantissime. Alla fine ho optato per queste qui con la base appunto quadrata, però c'erano davvero di tantissime forme differenti e me le immagino anche sulle unghiette, non è male come risultato. Comunque vi consiglio di spulciare il sito Helbiz perché sono davvero tante cose, ci sono davvero tantissime cose interessanti. È sempre molto rifornito sia di cipollotti, di rocaille, ci sono gli Swarovski, ci sono le pietre dure, scatoline. Ci sono davvero tantissime cose interessanti e adesso vi mostro qualche immagine dal PC. Rieccomi, questo è il sito di Helbiz. Qui in alto vedete una sorta di countdown. Questo countdown è per le promozioni attive. Ogni 13 giorni troverete davvero tantissime promozioni attive sul sito, dei prezzi scontatissimi, e questo è appunto il sito come si presenta. Troverete appunto le perle in acrilico, anche i pendenti in Swarovski, poi ci sono le perline in resina, le perline queste qui in vetro, poi troverete anche, vedete, la sezione delle rocaille Toko della Miyuki. Troverete davvero tantissime cose interessanti, anche le perle di legno. Vedete, poi a seconda della sezione basta che cliccate su e troverete poi delle sottocategorie. Un attimino che la pagina si sta ricaricando. Vedete, ci sono le Miyuki, le Toko, poi ci sono le Round Seed Beads, le Bugle, tantissime categorie. E poi qui nel lato potrete ovviamente decidere che tipo di materiale andare ulteriormente ad attivare dei filtri se vi occorre una determinata perlina, tipo per esempio se vi occorre una determinata perlina tipo che ha misura da 1 ai 3 mm, basta cliccare su quella sezione lì, oppure andare proprio nella sezione qui delle seed beads a seconda della misura. Se vi interessano appunto le 11.0, cliccate sulle 11.0 e poi vi rimanda appunto alla pagina con tutte le 11.0. Ovviamente poi sopra potete decidere che tipo di marchio, se Toko o Miyuki. Io clicco sempre appunto su Toko e vi trovate tutte le rocaille della Toko a dei prezzi davvero interessanti. Vedete, 58 centesimi per 10 grammi, ci sono queste bellissime colorazioni, poi c'è questa verde a 1 euro, ci sono davvero tantissime cosine interessanti, anche i prezzi, queste orange a 58 centesimi. Comunque vi rimando al link sotto in descrizione per il sito, così andate a spulciare. E ovviamente in descrizione vi linko anche tutti i prodotti che ho scelto.
Il video termina qui, spero che questo unboxing sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao, ciao a tutte!